Buongiorno a tutti, sono il professor Francesco Samani e sto cominciando a caricare un contenuto giornaliero di aiuto e supporto alla matematica e in particolare oggi desidero aiutarvi relativamente a un argomento di matematica sui radicali. Allora, essenzialmente sapete che un radicale è un numero all'interno di una radice. Questa radice può essere, quando non c'è scritto niente, solitamente si dà per implicito che la radice sia quadrata, ossia con indice 2. Ok? Allora, se io devo risolvere questo radicale, ben tutti sappiamo che siccome i radicali presenti hanno lo stesso indice, si può portare tutto all'interno della radice e semplicemente svolgere i calcoli. E quindi radice quadrata di 2 per radice quadrata di 3 è radice quadrata di 6. Adesso voglio farvi un altro esempio nel quale gli indici della radice sono diversi. Quindi in questo caso vi metterò ad esempio un prodotto e un quoziente tra radicali che presentano indici diversi. Ad esempio, radice quarta di 2 per radice terza di 4 diviso, ad esempio, radice dodicesima di 32. In questo caso è possibile notare che i radicali sono tutti diversi, gli indici della radice sono tutti diversi, e in questo caso non si potrà procedere banalmente come prima, come nel precedente esempio, effettuando le operazioni di prodotto tra 2 e 4 e di divisione per 32. Allora, intanto bisogna fare delle considerazioni. 2 per 2 è 4, per 2 è 8, per 2 è 16, per 2 è 32, 32 è proprio essere. Risulta proprio essere 2 alla quinta. In realtà anche 4 possiamo scriverlo come 2 al quadrato. Vediamo se possiamo fare qualche semplificazione, anche se in realtà la regola che poi seguiremo è di portare tutto allo stesso indice. Infatti, la regola che seguiremo sarà quella del MCI, che è l'acronimo per minimo comune indice. Allora, possiamo riscrivere questa espressione come radice quarta di 2 per radice terza di 2 alla seconda diviso radice dodicesima di 2 alla quinta e procedere al calcolo del minimo comune indice. Il minimo comune indice non è nient'altro che il minimo comune multiplo tra gli indici della radice. Quindi il minimo comune multiplo tra 4, 3 e 12. Ovviamente 12 risulta essere il minimo comune multiplo, infatti 12 è divisibile per se stesso, per 4, per 3. Allora tutto questo sarà pari a radice dodicesima e adesso effettuiamo i calcoli. 12 diviso 4 è 3, quindi l'esponente di 2, di questo 2 sarà 3. 12 diviso 3 è 4, quindi l'esponente, bisogna moltiplicare l'esponente di questo 2 per 4. 2 per 4, 8. Diviso 12 diviso 12 è 1, quindi 2 alla quinta rimarrà 2 alla quinta. In questo modo abbiamo portato tutti e tre i numeri all'interno della stessa radice con lo stesso indice e possiamo applicare le regole che ben conosciamo relative alle operazioni tra numeri con esponenti diversi, osservando che l'argomento è sempre il medesimo. Allora a questo punto
Il risultato sarà 2 elevato alla 3 più 8 meno 5. E ovviamente 3 più 8, 11 meno 5, 6. Tutto questo è uguale alla radice dodicesima di 2 alla sesta. A questo punto si può fare un'ulteriore semplificazione perché posso semplificare il 6 col 12, qui diventa 2 e 1, e quindi tutto questo è pari alla radice quadrata di 2, che più comunemente si scrive così. Ossia, quando si scrive la radice, si dà per implicito significa dire che di solito non si scrive l'indice della radice. Quindi quando manca l'indice della radice, la radice è una radice quadrata o radice con indice 2. Vi ringrazio, vi ricordo che queste sono registrazioni in diretta, senza tagli, ritagli, senza elaborazioni, video, senza semplicemente sto riprendendo in diretta e sto risolvendo in diretta delle espressioni matematiche, delle equazioni, disequazioni, dei problemi essenzialmente per ora di algebra, ok? Per darvi un supporto, per mettere in rete un supporto che possa aiutare tutti, e per questo vi invito, insomma, a supportare a vostra volta me, mettendo mi piace, registrandovi al canale e eventualmente, se volete essere aggiornati sui nuovi video che caricherò, potete cliccare anche sulla campanellina. E se avete bisogno di ulteriori approfondimenti, vi invito calorosamente a lasciare dei commenti ai quali provvederò a rispondere e nella speranza, diciamo, di riuscire ad accontentare tutte le richieste. Con questo è tutto, vi auguro una buona giornata. A presto, arrivederci.